Madre della Chiesa, in unione sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in liberazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. In particolare preghiamo perché le persone che vivono ai margini della società in condizioni di vita disumane non siano dimenticate dalle istituzioni e non siano mai considerate scarti. Preghiamo per le donne vittime di violenza tra le mura domestiche o per le strade, affinché lo Spirito Santo dia loro la forza di reagire e superare il trauma e ci stimoli alla creazione di percorsi di aiuto e di sostegno. Cuore di Gesù, ristora e delizia l'anima dei tuoi ministri, perché siano strumento di grazia a beneficio di tanti. Perché non ci stanchiamo mai di rendere lode a Dio per il dono incommensurabile della Vergine Maria. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è l'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona la notte santa, dona il tuo regno. Oggi è dedicato a questa santa, Santa Teresa di Calcutta. Prendiamo martedì. Signore, apri le mie lacrime, la mia bocca, la tua lode. Grande il Signore, venite adoriamo. Grande il Signore, venite adoriamo. Dio viene a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Dio al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'è nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Ascolto, Padre Santo, la voce dei fedeli che invocano il tuo nome. Tu spezza le catene, guarisci le ferite, perdona i nostri errori. Senza te siamo sommersi in un luogo profondo di peccato e di tenebre. Il tuo braccio potente ci conduca a un approdo di salvezza e di pace. Sia onore e gloria al Padre, al Figlio e allo Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Guardate, nella liturgia c'è sempre quel richiamo delle ferite, le ferite che vengono fatte alla nostra vita, alla nostra esistenza, è la trasgressione. Chi trasgredisce uno dei comandamenti, la parola di Dio, chiaramente vive le conseguenze del male, le conseguenze del,
delle trasgressioni. E poi dice spezza le catene, guarisce le ferite, perdona i nostri errori. Il perdono dei nostri errori, lui guarisce le nostre ferite. E poi dice senza di te. E Gesù che dirà senza di me non potete mai. Senza di te, dice così, siamo sommersi in un gorgo profondo di peccati e di tenebre. Cos'è questo gorgo? Ci sono quei mulinelli che inchiottono, non si sa quale profondità di acque si trovano, cioè inchiottiti dalle acque. Il peccato ci inchiotte, ci fa perdere il senso della vita, dell'esistenza, però il buio della vita. Senza di te, se noi siamo sommersi in un gorgo profondo di peccati e di tenebre. L'inverno è questo, inghiottiti. Ci sono certi sogni che uno fa, sogni di incubi, perché ci sono delle cose tremende che vengono nel cuore, vengono un po' ridestate nel sonno. Sono i momenti in cui abbiamo vissuto in un modo piuttosto semplice e che poi vengono rivisitati nel profondo del nostro inconscio in modo terribile. E sono questi incubi tremendo. Ecco, dice, senza te siamo sommersi. Questo è molto importante. Con lui invece siamo nella dimensione della libertà, della serenità, della pace, della gioia, la libertà del cuore. Il tuo braccio potente ci conduca ad un approdo di salvezza e di pace. Le acque che inghiottono e la mano del Signore che ci porta nella terraferma, ci conduca ad un approdo di salvezza e di pace. Andiamo ai salmi. Salmo 37. 37. Allora, ci sono due scelte da fare, o quello dell'empio oppure quello del giusto. Tu cosa scegli? Del giusto. Del giusto. Allora, se uno vuole scegliere il destino del giusto, devi fare bene ogni cosa. Allora, non vuole il Signore cose grandi, vuole che facciamo bene le cose che stiamo facendo. E noi lo diciamo con questa circolocuzione in latina, age podi agis, agire facendo bene ciò che stai facendo. Agisci bene. Quando tu fai qualche cosa, lo fai. Quando tu suoni, come suoni l'organo, come suoni? Bene. Con le dita. Quindi quando ti metti con lo strumento nelle mani, come devi fare? Prendi bene le note, metti bene il ritmo, le pause, come fa Laura. Quando tu suoni devi suonare bene, senza fare queste certi errori. Come si chiamano? Stonature, le stonature. Ecco, affida al Signore la tua via ed Egli compirà la sua opera. Allora, qual è la via, la strada che stiamo facendo? Stiamo seguendo Gesù. Signore, stiamo seguendo Gesù. Allora, cosa ci dice? Ci precede sempre, io sono la via, quindi ci precede sempre, quindi lui ci dà questa strada, affidiamo la nostra strada a lui, perché lui compie la sua opera. Sabrinuccia, pace a te.
37. Allora, se uno affida la sua strada al Signore, lascia stare gli altri, non ti curare degli altri, cammina per quella strada. Carissimo, buona giornata. Non guardare gli altri, cammina bene. E siccome se uno cammina bene, allora si realizza di bene, affidando la strada al Signore, lo porta al compimento, lo porta sulla strada giusta, sul punto di arrivo. E uno cammina bene quanto sa la strada che deve percorrere, o no? Sì o no? È così. Se non sa la strada, allora chiama il navigatore e segui la strada, la strada. Tu vai così, perché... Certe volte sbaglia il navigatore. Certe volte. Invece andare al posto giusto, però quando uno segue il navigatore che è Gesù Cristo, allora non possiamo sbagliare. Allora siamo 37, le antifore, la nostra lì. Tiziana, tu fai questo. Affida al Signore la tua via ed egli compierà la sua opera. Quindi la sorte dipende nell'affidare la nostra via a quello il quale con certezza ci porta nel luogo sicuro. Compie la sua opera. E l'opera di Dio è meravigliosa e stupenda. È stupenda. Quindi non dobbiamo interferire lungo il cammino che il Signore ci traccia. Come traccia il cammino Gesù? Con la parola di Dio. Con la parola. Guardate, pensate a un'automobile, una macchina, la sera, nella notte, se i fari non funzionano, non ti può tracciare la strada. Allora possiamo dire che questa luce, questi fari, ti fanno vedere la strada che deve percorrere, le curve, rallentare, guardare i pericoli che ci sono, perché ci sono istruzioni lungo il percorso. Quindi ecco per quale motivo è molto importante la parola di Dio, che traccia la strada, ci dice quali sono i pericoli, quali sono anche i bivi che deve prendere, il bivio giusto, la sorte del giusto e dell'ebbio. Forza via. Non irritarti a causa dei malvagi, non invidiare i malfattori, come l'erba presto appassiranno, come il verde del prato avvizziranno. Dobbiamo invidiare i malfattori che hanno percorrono una strada perversa? Allora, il cattivo esempio, io non devo imitare gli altri. Per questo i perversi sono pervertiti perché ci sono le amicizie cattive. Le cattive amicizie pervertono i buoni costumi, alterano i buoni costumi. Allora, insieme convita il Signore a fare bene, a migliorare la terra, a migliorare l'insolenza. Cerca la gloria del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Affida al Signore la tua via. Confida in Lui ed Egli agirà, farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. Tanti bene davanti al Signore, e spera in Lui, non irritarti per chi è successo, per l'uomo che trova insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti. Non ne verrebbe che male, perché i malvagi saranno eliminati, ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra.
Poco è il malvagio scompare, cerchi il suo posto ma lui non c'è più. I poveri invece avranno in eredità la terra e godranno di una grande pace. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Affida al Signore la tua via, ed egli compirà la sua opera. Allontanati dal male, fai il bene, il Signore sostiene i giusti. Versetto 12. Ecco, affidiamoci al Signore. Perché chi confida nel Signore non rimane deluso, si realizza. Questa è la ricchezza di seguire Cristo. Il Signore vuole che siamo felici, che viviamo bene, facendo bene ogni cosa, veramente possiamo essere sereni, affrontare le difficoltà con gioia, con forza, con vigore e anche sapendo gestire bene la forza che Lui ci dona. Ed è bene anche soffrire perché facciamo del bene, anziché soffrire perché si fa del male. Odio, rancore, risentimenti, le chiacchiere inutili, mettere un po' il dissidio, fare rilevare i difetti degli altri. Ma perché cosa? Il malvagio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti, ma il Signore ride di lui perché vede arrivare il suo giorno. I malvagi sfogliano la strada e il malvagio per abbattere il nome di Elisa, per uccidere il malvagio. Ma la loro spada penetra nel loro cuore, e i loro archi saranno spezzati. È meglio il poco del giusto che la grande abbondanza dei malvagi. Le braccia dei malvagi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti. Il Signore è il giorno dei uomini integri, la loro eredità durerà per sempre. Non si svegliano nel tempo della tentura, e nei giorni di carestia saranno saziati. I malvagi infatti periranno, i nemici del Signore svaniranno, come lo splendore dei prati in fumo svaniranno. Quelli che sono benedetti dal Signore avranno in eredità la terra, ma quelli che sono da Lui maledetti saranno eliminati. Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo e si compiace della sua via. Se egli cade, non rimane a terra, perché il Signore sostiene la sua mano. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Ogni giorno egli ha compassione e dà in prestito, e la sua stirpe sarà benedetta. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. Gli ingiusti saranno distrutti per sempre, e la stirpe della pace sarà eliminata. I giusti avranno in eredità la terra, e vi abiteranno per sempre. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Allontanati dal male, il Signore sostiene i giusti. Guardate, è la descrizione dei falliti, dei fallimenti. Ci si sposa e poi ci si divide. Lontani da Dio non possiamo guardare il futuro. È impossibile vedere l'armonia in chi si allontana da Dio, chi
affronta le difficoltà di ogni giorno, stare insieme con la gente, chi sta veramente con il Signore non rimane confuso, non fallisce per nulla. Guardate quante conseguenze ci sono nel momento in cui non ascolta, non segue la via del Signore. Quante cose e quanti fallimenti di qualsiasi tipo, fallimento di matrimonio, fallimento degli sprechi che si fanno, dei piaceri, dei divertimenti, il vuoto, l'angoscia, che cosa terribile, come fumo svaniranno. Quali sono le cose che ci hanno colpito in modo particolare? Se c'è qualche versetto, abbiamo tutti la Sacra Scrittura, guardiamo un pochino, sottolineiamo un pochino. Quali sono le cose che ci hanno... Per me è sempre stato il versetto più importante, quando dice praticamente sono stato fanciullo e ora sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli né i cari malati. Ora, l'aspirazione di un padre e di una madre, cosa può essere? Che i figli possano un domani vivere per cui penso che ogni ispirazione è questa. Ora il salmista, se dice questo, vuol dire che ha un'esperienza per dirlo questo di qua, certo. Per cui se no non lo scriveva. Il salmista è illuminato dallo Spirito Santo, anche perché è preghiera dello Spirito Santo. Sì. Questo speriamo tutti. Ma... Sì. Per cui è parola di Dio, parola di Dio che ti trae dal fallimento e anche dall'osservanza della parola di Dio un compimento straordinario dei suoi progetti. I progetti di Dio sono progetti di pace e non di sventura. Sono sempre di gioia, di felicità, vera felicità, non costruita dai progetti degli uomini. Perché sono arraffoni, sono imbroglioni, perché sono egoisti, gli uomini sono egoisti, pensano al tornaconto, tante volte anche vogliono prevalere su tutto l'affetto, sulle persone, arroganti, presuntuosi, superbi. E purtroppo la via degli empi andrà in rovina, la via degli empi va in rovina. Ma questo è, come dire, un metodo educativo. Bisogna dire ai ragazzi qual è la strada che realizza la sua dignità, la sua persona. Quando un ragazzo già rifiuta di andare a catechismo e alla Santa Messa e a confessarsi, questo ragazzo significa che non è stato guidato bene già da piccolino, che non ha avuto un esempio buono, non c'è stato contento nella famiglia, sono familiari superficiali che dicono questo ancora è piccolino, lasciamo stare e così via. Così che uno che, e Gesù lo dice, uno che è corretto nelle cose piccole lo sarà nelle cose grandi. Chi invece non è fedele nelle piccole cose sarà disonesto nelle cose grandi. Così, purtroppo è così. Allora, c'è qualche altro versetto? Versetto 26. Ogni 20, giorno... Aspetta, 26? 26. 27. 26. Ogni giorno egli ha compassione ed è in prestito e la sua stirpe sarà benedetta. E viene ripetuto il concetto anche in maniera diversa, perché nel versetto 21 invece il malvagio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione ed è in dono. Poveretto, lui è stato una vittima di chi ha prestato e poi chi si è visto si è visto. E diceva un grande scrittore, ciao Angela, se vuoi farti un nemico, presta il denaro. Perché ti promette, te lo darò. Assolutamente. Ma qui questo purtroppo è il vizio degli uomini, che promette con lo mantiene. Fino a Pasquale chiama. Una volta, poi andiamo. Poi qualche altro?
quanti? 16, aspetta un pochino, andiamo a prendere 16. È meglio il corpo del giusto che la grande abbondanza dei malvagi. Le braccia dei malvagi saranno spezzate, ma il Signore è sostegno dei giusti. Uno sceglie. Poco. Allora, quando abbiamo di che mangiare, di che vestirci, convendiamoci. Lasciamo il secondo lavoro, perché il secondo lavoro ti logora. Uno che vuole guadagnare di più, poi perde quello che guadagna. Mi fa ricordare che io, una bimba piccola, 6 anni, guarda Pinocchio, mi fa ricordare il paese dei balocchi. Alla fine però cosa succederà? Per dire? La fine di quelli che cercano la via del divertimento, delle... La brutta via, ecco. Io la notte andavo fuori e arrivo io a pensieria. E arrivato il segreto, sentimi la vita, qualche una di giorno c'è una vita la sera. Trascurava la famiglia. E mi chiede di no, abbiamo una camminata, venivamo a mare, io la stavo a mare e io mi devo sbagliare. È bravo. Sentieri. Ora ricorda la nostalgia e il tempo perduto. Okay, andiamo. Va bene. L'ultimo salmo. Spera nel Signore. Poi c'è anche una cosa molto importante, specialmente la nemesi storica immanente. È bene sottolinearlo, questo qui significa che il Signore, se uno mette nella propria vita, non antepone nulla a Cristo, se mette il primato di Dio nella propria vita, deve avere questa certezza, una verità assoluta. Cioè dire, tutti quelli che tramano contro la persona che ha messo al primo posto Gesù Cristo, viene difeso da Dio stesso attraverso questo principio. Se ti stanno scavando la fossa, vi cadranno loro. Se metteranno le reti, saranno impigliati loro. E così. Quelli che sono lontani saranno sempre falliti. Purtroppo questo salmo è un avvertimento, la sorte del giusto è il destino dell'empio. Il destino dell'empio è rovinoso, è il fallimento. Pensate, se un papà o una mamma di famiglia non conoscono queste cose, non possono educare bene i propri figli, perché non li avvertono dei pericoli che ci sono nella vita. Questo è quel metodo preventivo. Ciao Angela. Metodo preventivo ti previene gli errori che che non devi fare. Te lo dice prima. Allora, guardate allora quando carissimo Daniela, guardate quanto è importante la parola di Dio. Daniela 30, la bocca del giusto merita la sapienza, l'abbiamo letto? Sì. E la sua lingua esprime diritto. No, capitolo. L'inizio del terzo salmo. Esprime la sapienza, il diritto significa ti dà la correttezza di ogni cosa che devi fare. Senza trasgredire nulla del rispetto all'amore. Spera nel Signore e segui la sua via. Dal versetto 30. Un bustone. Ottobre. Sì. Mese 8. Mese missionario. Alessandra, finalmente Alessandra tra di noi. Sono finite le vacanze. Vieni.
te? Benissimo, benissimo. Qualche mattina no, però oggi benissimo. Come sì, sento, sì. Allora, vediamo. La nemesi storica permanente che lo possiamo trovare nel versetto 14, 14. Versetto 14. Allora, i malvagi sono le leggere. Voce buona. I malvagi sfoderano la spada e tendono l'arco per abbattere il povero e il misero, per uccidere chi cammina onestamente. Ma la loro spada penetrerà nel loro cuore e i loro archi saranno spezzati. Ecco, la nemici storica manende. Tu che prepari le mani per gli archi, invece piomba su di te il male che vuoi fare. Perché Dio ci difende, ci custodisce. E la spada è la parola. Parola, sì. Patrizia di Roma dice è solo una questione di tempo, ma presto o tardi per l'Empio arriveranno tremendi luoghi bui e scivolosi. Benissimo. Questione di tempo, perché tutto parlò, anche dopo sei mesi o tre mesi. Dopo tre mesi un matrimonio sontuoso, bellissimo, spreconi a mai finire, veramente una giornata, ma di quella inimmaginabile. Dopo tre mesi uno scappa a destra e l'altra rimane sola. Capite? Questione, ma possibile mai che tutti questi avvenimenti che ci accadono e che sappiamo non ci insegnano proprio nulla? Non ci insegnano nulla? Non è un avvertimento? Allora la storia ci ammaestra, gli avvenimenti ci ammaestrano. Perché tutto questo fallimento? E Gesù lo dirà con un'immagine semplicissima che i bambini capiscono. Gesù dice così, no? Io sono la vita e voi siete i tracci. Un traccio che rimane in me porta frutto, bontà, mitezza, serenità, pace, cresce bene. Ma uno invece che si distacca da Dio, si allontana da Dio, non si prega, non si ascolta e non si fa catechismo. Buona giornata, Clelia. Un ragazzo che non si confessa, che non va a messa la domenica, che la Madonna, manco la Ave Maria tante volte si sa, oppure se si sa è proprio non visitata la preghiera. Tutte queste persone vanno a rovina, o presto tardi. Possono varcare tutte le soglie degli successi che vogliono, o presto o tardi cominceranno a mangiare, a inghiottire male. È un fallimento. Tu li poni in luoghi scivolosi e bui. Ma questo è, non possiamo fare a meno di Dio. Sì, ne me. Allora Gesù dirà, un ramo, da sé non può portare frutto. C'è un ramo distaccato dal tronco, dal frutto, non può portare frutto. Perché Gesù dice, così senza di me non potete far nulla. Significa che tutto va a fallimento. Non c'è bisogno di essere profeti. Basta che una coppia si sposa, non va messa più la domenica, dimentica di Gesù Cristo, o presto, tardi, si cominciano i dissidi, le incomprensioni, le maldicenze, i rancori, i sentimenti, uno se ne va da una parte e l'altro se ne va dall'altra parte. Ma è così. Cos'è il peccato? È un principio attivo di divisione. Le divisioni avvengono così,
Quindi è un miracolo che ci sono le persone che si odiano all'interno della famiglia e ancora stanno insieme. È un miracolo. La casa sulla roccia. Purtroppo non hanno seguito il consiglio. E calmo. Dopo 6 mesi vieto il matrimonio. Bello che era. Sai, festeggiamenti quelli esagerati. Neanche un La casa è ci avranno messo per riempire uno spazio. Sì, sono sabbia. Non si può reggere, non si può reggere. Guardate che tutte le case, terremoti, poi andiamo all'ultimo salmo. Spera nel Signore e segui la sua via, dal versetto 3. E chi troverai bene? Forza. La bocca del giusto medita la sapienza e la sua lingua esprime il diritto. La legge del suo Dio è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno. Dovremmo avere proprio queste caratteristiche noi cristiani, la sapienza, l'ascolto, il mormorio dell'acqua viva, della parola di Dio dentro di noi. Questi sono i ragazzi e le persone che riusciranno nella vita. E auguriamo che quelli che stanno dormendo in questo e i loro recinti si svegliano un pochino e vengono ad ascoltare la parola di Dio. Vedete che adesso ci sono Instagram, le cose registrate le possono recuperare, però è meglio in diretta. Il malvagio sia il giusto e cerca di farlo morire. Ma il Signore non lo abbandona la sua mano, e il giudizio non lo lascia condannare. Quindi conferma la custodia, la difesa che al Signore per chi lo ama. Spera nel Signore e custodisci la sua via. Egli ti innalzerà perché tu erediti la terra. Tu vedrai eliminati i malvagi. Ho visto un malvagio e come cielo verdeggiante, sono passato e riconoscerati, l'ho cercato e non si è trovato. Ecco quello che diceva, vuoi rileggere quello che diceva Patrizia? Perché non scriviamo? Qua. Si scrive questo, Santa Patrizia. È solo una questione di tempo. Scriviamo subito. Sì. Patrizia ha detto, il versetto 21 del malvagio è il 26. No, dobbiamo leggere la stessa cosa. Ho visto un malvagio trionfante. Scriviamo. Sì. È solo una questione di tempo, ma presto o tardi. Aspetta, è questione di tempo, o presto o tardi. Per l'empio arriveranno tremendi luoghi bui e scivolosi. Ecco, ho visto un malvagio trionfante, gagliardo come cielo per le gambe. Sono passato ed ecco non c'era più. L'ho cercato e non si è più trovato. La via degli empi andrà in rovina, come pula che il vento disperde. Così saranno i malvagi. È parola di Dio, non è la nostra parola, è parola di Dio. C'è poco da fare. Ed è il primo salmo. Che dite proprio questo? Non vogliamo vedere il primo salmo? Mentre i giusti saranno come albero piantato lungo i corsi d'acqua e le cui foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere, invece, non così malvagi. Dice due volte, dice non così, i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Pensate alla pula, cos'è? Una piccola piuma che
butta al vento, vai a cercare loro, vai a cercare, dispersi, i malvagi saranno dispersi, o presto o tardi. Ma non dobbiamo dire a quelli che noi educhiamo, che incontriamo, dobbiamo dirle, essere, come dire, coraggiosi nel dirlo, quello che i padri chiamavano parresia, chiarezza dell'espressione. Fino a io, se continuo così, è finito. Cioè dire, è un fallimento. Meglio non sposarsi che rovinarsi. Ma è così. Ma perché devi sposarti? Per questo molti, sapendo che tutti fanno così, che si disperdono, no? Cioè, allora convivono. Quindi non c'è quella come stabilità. Questa è la famosa la cultura liquida, è provvisoria. Amano la provvisorietà, che può durare 3 anni, 5 anni, 7 anni, 8 anni. Quando è così non hanno che a vedere con i matrimoni, con la sacra ruota e così via. Finisce così. C'è la sacra ruota che divide i matrimoni. E allora, ecco, il fallimento si prepara così. Perché non crede che Dio può dare stabilità, non crede che Dio ti possa estenere l'amore che hai dalla tua giovinezza, l'amore della sposa, dello sposo, e non solamente, addirittura la liturgia dice così, che questa consacrazione nuziale rinnovi di giorno in giorno il vostro amore, un amore rinnovato, che poi diventa via della santità. La nuova via della santità è quella del matrimonio, nuova via della santità. Perché quando, se noi abbiamo questo rapporto con Cristo, la limpa vitale ti sostiene, cioè dire il coraggio e la forza ti sostiene per portare la croce che è tuo marito o la tua moglie. Perché c'è poco da fare, bisogna portare la croce del marito e la croce della moglie. Perché chi vuole essere il mio discepolo rinnega il suo modo di pensare, non deve prevalere sull'altro e prevaricare, ma devi portare il peso anche l'uno degli altri. Quando ci si sposa bisognerebbe dire prendo te come mia croce e prometto di esserti fedele, ad aiutare la tua croce. È così, no? La mia e la tua. Sono le croci, ecco perché gareggiare nel portare il peso l'uni degli altri, gareggiare nello stimarsi a vicenda e portare il peso della croce l'uno dalla croce dell'altro. Confesso a Dio di potente. E a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Allora andiamo, abbiamo terminato? No, 37. 37, sì. Osserva l'integro, guarda l'uomo retto, perché avrà una discendenza, l'uomo di pace. Ma i peccatori tutti insieme saranno eliminati, la discendenza dei malvagi sarà sterminata. La salvezza dei giusti viene dal Signore nel tempo della vostra loro fortezza. Il Signore è venuto e libera dal malvagio e risalva, perché i giusti sono giunti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vedete? I cristiani, tutti noi siamo come dire, nelle tribolazioni, nelle angustie, nelle angosce, tutti, nessuno escluso, non ci sono particolarità, siamo tutti in questa barca e tutti abbiamo da soffrire per moltissime cose, le condizioni in famiglia, le condizioni esterne, fuori, nel lavoro, nella fatica, in tante cose. Ecco, la salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore e da nessun altro. Viene dal Signore e da nessun altro. Le nostre sicurezze non possono essere umane, né le amicizie, né la politica, né altre cose. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Quelli che non sono giusti viene da altro, ma non salvano, è solo una delusione, c'è poco da fare. E dice, è nel tempo, viene dal Signore e te lo dice, nell'angoscia è la forte, e ti dà forza. Quando sei provocato fino ad essere quasi annientato ed avere questo limite estremo di angoscia e di tristezza, Lui ti dà forza, non solo dice, ti aiuta e ti libera, ti aiuta e ti libera. Tutte le situazioni angosciose che possono avvenire, dei travagli dell'esistenza, di tanti periodi, o di estate, oppure di inverno, oppure durante la scuola o meno, e il Signore ti aiuta e ti libera. Libera dai malvagi e ti salva,
carissimo San Alfonso, perché lui ci si rifugia, chi si rifugia in lui non rimane, deluso, è consolato, comportato. Lui chi è allora? Chi è lui? Chi è il Signore? Chi è il Signore? Quindi cerchiamo di avere le idee chiare di chi è Dio. Non è un indifferente, non è uno che non guarda, non vede le nostre ferite, e lui è pronto subito a intervenire. Lui non può intervenire subito. Cercate e troverete, bussate, e dice, chiedete e otterrete. Lui ci lascia liberi, dobbiamo sentire le avvertenze nei suoi confronti, cioè di avvertire che nessuno mi può consolare, comportare, sostenere se non lui. Gli altri ci possono dare delle indicazioni, ma se uno volesse fare, mettersi a posto di Dio, farebbe veramente guasti. E certo, guarda, gli uomini santi che veramente trasudano di questa presenza di Gesù, questi loro, in nome di Dio, hanno il potere di dare, di fasciare le ferite per mezzo del ministero sacerdotale. E siccome i cristiani hanno questo ministero, però ministero regale, non ministero sacerdotale, possiamo confortarli e dire: io sono stato confortato dal Signore in questa maniera, il Dio di ogni consolazione che ci conforta in ogni tribolazione, perché anche noi consolati possiamo consolare gli altri che si trovano nella stessa modalità di tribolazione. Insegnami sapienza e conoscenza. Ho fiducia nelle tue parole. Geremia capitolo 20, dal versetto 7 al 18. Prima lettura di meno. Grazie, mando. Andiamo. Geremia. Bene. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai trevasto. Aspetta. Ho preso io. Isaia, Geremia devo prendere. Quindi, guardate un pochino, seguire Gesù Cristo non è seguirlo in carrozza. Il travaglio, guardate, questo è un avvertimento per tutti noi, ma specialmente hanno fatto esperienza dopo Geremia tutti i santi, tutti quelli che hanno seguito Gesù sono tormentatissimi. Però è quello che diceva Paolo, no? Il tormento, diceva: nessuno mi potrà separare dall'amore di Cristo. Forza, mi hai sono diventato oggetto di desio. Aspetta, da capo. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai trevato. Quindi una definizione di questa seduzione è
sono stato affascinato da te, mi hai chiamato, io ti ho seguito, però dice, purtroppo sono stato oggetto di derisione, mi hai fatto violenza, quindi c'è un bene che ha fatto violenza nel suo bene, l'ha affascinato e gli è sembrato quasi un inganno. Forse sono diventato... Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno, ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunziatelo, sì, lo denunzierete. Capite, è una vita travagliata. Chi me l'ha fatto fare? Seguire il Signore. E molti, purtroppo, molti... torna indietro, voltano le spalle, oppure incominciano ad annacquare la parola di Dio, ad accomodarsi, a diluire, come dire, la tensione di questa parola di Dio che ci vuole veramente, come dire, morire a noi stessi, perché la bellezza del sapere di Cristo sta nella rinnegare o mettere da parte la superbia, l'orgoglio e far parte di Gesù Cristo dentro. Anche a trovare una giustificazione su un male che magari sai che è male, però che è di giustificare. Però molte volte noi cristiani facciamo uno sbaglio che diciamo vai col Signore che tutto ti rimane tranquillo. Non è così, perché Gesù ce l'ha detto nel Vangelo che seguendo Lui sarete perseguitati, sì. Sarete perseguitati per causa del mio nome. Anche perché il contesto umano è un contesto di difficoltà, di debolezza, di fragilità. Cioè dire, l'uomo perfetto desidera che tutte le cose siano secondo il criterio della giustizia, della verità o meno. Ma molti se ne fregano, molti sono deboli, fragili, cercano un pochino di ingannare, di frodare tantissime cose. Ci sono degli atteggiamenti affascinanti nell'uomo, le debolezze, le tentazioni, tantissime cose. Noi camminiamo veramente come diceva Don Abbondio, cioè diceva il manzone di Don Abbondio, si sentiva come un vaso di terracotta dentro un sacco pieno di non so di... È un vaso di terracotta che viaggia insieme a tanti altri vasi di ferro. Di ferro. Sì, sentiva frantumato. Chi me lo fa fare? Faccia a te, ciao. Padre, all'inizio della mia conversione, diciamo negli anni 2005-2007, sì, a casa una Bibbia che una persona mi ha tirato e si è aperta proprio così con questo passo, proprio si è strappata così. E domani la porto. Sì, si è mi ha tirato questa Bibbia così e si è aperta così, si è strappata. Allora, questa è una profezia. Sì. Seguire Gesù significa essere impopolari, però guardate cosa si dice di Padre Pio, che clientela, grande clientela. Il problema di fondo è così, la gente, chi seguiva Gesù? Gli scribi, i farisei andavano dietro lui solamente per coglierlo in vano, per vedere se sbagliava o meno, quegli errori che faceva, e poi segnavano nel loro quadernetto, no? Per accusarlo. E siccome nessuno, la delicatezza del Signore è sempre retta, corretta, eccetera,
Così è la stessa cosa. L'hanno perseguitato fino a ucciderlo. Ecco per quale motivo è chiamato anche il profeta Isaia e il profeta Geremia, diventa l'immagine futura del Messia che come un agnello viene condotto al deserto. Buona giornata, ciao. E poi con una lezione divina e con una frase che mi è capitata quando ho letto la storia di Santa Bernadette, che la Madonna gli ha detto: non ti farò felice su questa terra, ma non è che mi sia perso una cosa che io ho capito, eppure che ci sono le tribolazioni, io vado avanti sempre, come dice il Signore, e basta, non aspetto la felicità o le grazie, quello che vuole il Signore. In tutto questo, ecco, dico, sovrabbondo di gioia in ogni tribolazione. Ecco perché anche nella tribolazione, anche se in carcere, nella cisterna, nell'accusa e anche nella condanna, perché morirà con la violenza dell'assassinio di Geremia, uno dei martiri, comunque una vita travagliatissima quella di Geremia. A un certo punto dice: io che me lo fa fare? Però un fuoco, avevo un fuoco nelle vene. Dicevo queste cose, ma io come faccio a dimenticare Gesù Cristo? Mi sforzavo, ma non potevo contenerlo. Non siamo arrivati. E io secondo la presa. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre l'inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un frode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere, arrostiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate. Vedete allora, vedete la consolazione del Signore che lo fa cantare. Il Signore dice sempre che provi il giusto, il provare il giusto in questo fuoco tremendo dell'emarginazione, della persecuzione, che vede il cuore e la mente, possi io vedere la tua vendetta su di loro. Qual è la vendetta di Dio su di loro? Far comprendere l'errore che stanno compiendo. Allora, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, a me la vendetta. Capitolo 12 di Geremia. Signore, fagli vedere l'errore che hanno fatto. Tocca il loro cuore, tormentano nel loro spirito, e fai capire come carbone ardente sul vostro capo, quando preghiamo noi per quelli che ci fanno del male. Carbone ardente ci deve far capire che fanno del male e che loro hanno sopra di loro l'ira di Dio. C'è un'ira di Dio. Cantate inni al Signore. Cantate al Signore, sì, lodate il Signore, forza. Perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malvagi. Ci libera sempre la nemesi storica immanente. Maledetto il giorno in cui nacque, il giorno in cui mia madre mi diede la luce, non sia mai benedetto. Ecco. Quando ero così tormentato, ho maledetto il giorno in cui sono nato. E perché? Cantate al Signore, perché ha un'attenzione per i suoi miseri, per quelli gli anabim, gli schiacciati dalla persecuzione. E poi dice, in quel tempo, dicevo, maledetto il giorno, che non solamente che
mia madre mi ha portato nel grembo, ma anche ho detto di sì al Signore. Si può arrivare anche a toccare il fondo delle amarezze e delle angosce. Siamo fatti di carne e di sangue, no? Non è che siamo impeccabili oppure abbiamo la il nostro cuore è fatto di carne e sentiamo la nostra sofferenza, però in questa sofferenza c'è colui il quale sostiene la nostra debolezza, fa parte della nostra vita le contraddizioni. Non dobbiamo andare a cercare Gesù, no? Però ci siamo in qualsiasi contesto. Vedete il Papa, nel cuore dei cristiani una grande venerazione, nel cuore dei lontani una grande maledizione, parlano male di lui. E così, allora, avrà avuto delle tentazioni il Papa a dire maledetto il giorno in cui sono stato eletto Papa? Ma perché no? Perché anche lui è fatto di carne e di sangue, per questo continuamente dice pregate per me, perché la preghiera dei cristiani per lui sostiene la sua debolezza. Lo diceva anche un'intervista ritornando dalla Mongolia. Allora diceva la fatica grande, grande fatica, perché spostarsi con il cerello, come siamo con questa sedia a rotelle, così via, eccetera, e anche la fatica di tutto. Pregate per me. Il Signore però subito interviene, perché noi siamo dentro un contesto di 8 miliardi di persone, tutte fragili, abbiamo un tesoro in un vaso di creta, tutti 8 miliardi di creta, cretini, che ci frantumiamo per poco, siamo feriti per una comprensione, uno ci dice una cosa, non abbiamo capito bene, ci siamo offesi, per tantissime cose, siamo fatti così. Quindi è un contesto di fragilità. Guardate che Gesù ha avuto il coraggio di prendere la nostra natura umana e di immergersi in tante contraddizioni, in tanti contesti stranissimi di allora, al tempo dei Romani, al tempo degli scribi, dei farisei. Quando Gesù è arrivato nell'orto degli ulivi, dirà così, dice allontana da me questo calice amaro, cioè ormai calice amaro di la persecuzione, amarezza, risultare antipatico, odioso, rancoroso, cose, risultare come una persona che dà fastidio. Maledetto da Dio, perché colui che avrebbe salito il legno della croce e il Calvario sarebbe stato un maledetto. Ma agli occhi degli altri era veramente una persona da non considerare. Ci sono affrontato tutte queste cose. Maledetto l'uomo che portò a mio padre il lieto annunzio. Ti è nato un figlio maschio e lo colmò di gioia. Quell'uomo sia come le città che il Signore ha distrutto senza compassione. Quella persona, addirittura, per dire un po', si arriva anche alla maledizione di chi è andato ad avvisare suo papà, che è nato un uomo maschio. Sì. Ma tutto questo, vedete, ci fa capire, ci fa comprendere, ci fa penetrare nell'intimità del profeta Isaia e nell'intimità di Gesù.
dato che è accaduto come profezia di quello che sarebbe accaduto a Gesù. E quello dice, e poi lo dirà a Gesù, se mi hanno trattato in questo modo, io che cosa sarà di voi, legno secco? Ascolti, grida al mattino e urla al mezzogiorno, perché non mi fece morire nel grembo mia madre? Perché non mi fece morire nel grembo? Mia madre sarebbe stata la mia tomba e il suo grembo gravido per sempre. Perché sono uscito dal seno materno per vedere il tormento e il dolore e per finire i miei giorni nella vergogna? È un pochino Leopardi dirà così cuore, no? Nascere, sì, il giorno della nascita è un giorno ferale, terribile, maledetto quel giorno in cui sono nato. Leopardi, che era un po' lo credo, anche Giobbe, anche Elia. Comunque ringraziamo per queste figure che ci fanno capire che la sofferenza non è una sofferenza per se stessa, è una sofferenza redentiva, una sofferenza che prepara cose grandi. In Gesù Cristo viene rivelato così nella sua vita. La sua sofferenza è stata per noi vita, la sua morte è stata per noi risurrezione. Allora, Letizia ci porta una buona notizia. Buongiorno a tutti, ho ricevuto questo messaggio e lo voglio condividere con voi. Madre Teresa di Calcutta, il frutto del silenzio è la preghiera. Con l'accento, non è? Il frutto della preghiera è la fede, il frutto della fede è l'amore, il frutto dell'amore è il servizio, il frutto del servizio è la pace. Però non c'è la sofferenza. Il frutto della redenzione è la sofferenza. Frutto della redenzione è la sofferenza, la croce. Oppure frutto della croce è la salvezza. Tutti i miei amici spiavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre l'inganno, così noi prevarremmo su di voi. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Odo la calunnia di morti, il terrore mi circonda, tramano di togliermi la vita. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Thank you.
Vabbè, allora, che fa? Facciamo una lettura questo qui? Facciamo una lettura? Daniele, facciamo una lettura? Vieni, vieni. Questa? Ascetta. Oggi ci la verità del Signore è la verità. L'imitazione di Cristo. Alessandra, Clelia, Silvio. La verità del Signore rimane in eterno. Tu tuoni sopra di me i tuoi giudizi, o Signore, e di timore e tremore scuoti tutte le mie ossa. L'anima mia è molto sbigottita. Rimango attonito e considero che i cieli non sono puri ai tuoi occhi. Allora, che giorno è? Guardate, stiamo leggendo che cosa ci dice riguardo alle sofferenze, alle angustie, alla nebbia che cala quando noi stiamo soffrendo e non comprendiamo nulla e diventiamo un po', come dire, intristiti, meravigliati e stupiti. Forse rimango? Rimango attonito e considero che i cieli non sono puri ai tuoi occhi. Se hai trovato difetti negli angeli e non li hai risparmiati, che cosa avverrà di me? Caddero le stelle dal cielo e io polvere, che cosa presumo? Alcuni uomini che sembravano seguire una condotta sublime caddero nel più basso, e chi mangiava il pane degli angeli l'ho poi visto compiacersi delle piante del. Quindi guardate un pochino, andavano bene, amavano il Signore, seguivano Gesù, la Chiesa, poi a un certo punto si sono allontanati. Quindi è mancata la perseveranza e la debolezza, la tentazione ha avuto il predominio su questo. Non c'è dunque nessuna santità se tu, Signore, sottrai la tua mano. Ecco, senza di me non potete far nulla. Dici, non c'è santità se non c'è la tua mano, si viene sottratta. Quindi l'aiuto di Dio, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Nessuna sapienza giova se tu smetti di governare. Nessuna fortezza vale se tu cessi di sostenere. Se siamo abbandonati, affondiamo e periamo. Se invece siamo visitati, ci innalziamo e viviamo. Siamo instabili, ma da te siamo fatti salvi. Ci intepidiamo, ma tu ci riaccendi. Ogni gloria fatua è inghiottita dalla profondità dei tuoi giudizi su di me. Che cos'è ogni carne al tuo cospetto? Forse la creta si glorierà contro chi la plasma? Come può perdersi in manterie chi ha il senso vivo della verità e sta soggetto a Dio? Il mondo intero non riuscirebbe a fare inorgoglire colui che si sente sottomesso alla legge della verità, né il labbro di tutti gli adulatori smuoverà colui che ha stabilito ogni sua speranza in Dio. Quegli stessi che parlano sono nulla anche loro, verranno meno col suono delle parole. La fedeltà del Signore, invece, dura in eterno. Un amore eterno che ci ripulisce e ci difende. Responsorio. Allontanatevi da me, o malvagi, osserverò i precetti del mio Dio. Tu sei rifugio e scudo per me, o Signore, spero nella tua parola. Detesto gli animi incostanti, io amo la tua legge. Tu sei rifugio e scudo per me, o Signore, spero nella tua parola. Confesso Dio onnipotente e amo i fratelli e sorelle. Ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Soltanto una parola ed io sarò salvato. Già l'ombra della notte si dilegua.